Eccoci qua di nuovo, speriamo che parta bene, vedo ho i valori stabili. Dovreste sentirmi bene, ditemi se trovate problemi o se si blocca. Comunque proviamo a proseguire. Mi sembra che i valori siano più migliori di prima. Ecco, dicevo, in alto vediamo due figure, appunto i Bodhisattva, nonostante si siano già illuminati, abbiano già trovato il sentiero della liberazione. Sono esseri compassionevoli che decidono di reincarnarsi, quindi di rientrare nel samsara proprio per aiutare le altre persone a trovare la via per la liberazione. Quindi sulla sinistra il Bodhisattva, sulla destra il Buddha. Loro in effetti stanno indicando un luogo al di fuori del cerchio, del Bhava Chakra, quindi verso il Nirvana, verso un mondo dove non è presente l'attaccamento, non è presente il dolore e quindi letteralmente la liberazione. Vedo ancora persone collegate, perfetto. Ok, si può ricominciare. Benissimo. Allora, andiamo a vedere il Bhava Chakra di per sé. Ah, quindi andiamo al centro di questo bellissimo mandala, molto molto complesso, e vediamo al centro proprio tre animali. Abbiamo un gallo, un serpente e un maiale. Tutti e tre si mordono uno la coda dell'altro. Questi tre animali indicano i tre veleni del buddismo. Il gallo rappresenta la bramosia o l'attaccamento, proprio perché appunto il gallo tende a fare la sua cerchia di galline, cerca di avere più cose, più galline, più cibo per sé. La bramosia è uno dei tre veleni, quindi è un veleno molto forte che indica proprio l'attaccamento al piacere sensoriale, l'attaccamento, il voler avere oggetti in più, esperienze sensoriali in più. Nel buddismo è molto legato ai sei sensi. I sei sensi sono i cinque sensi normali più la mente. Quindi il desiderio di fare nuove esperienze, di vedere nuove cose, di entrare in contatto con nuove persone, con avere più oggetti, più e più, ci porta a questo veleno. Insomma, è uno dei tre veleni più principali che causano l'attaccamento alle esperienze sensoriali. Il serpente che vedete appunto sulla sinistra indica la avversione. Che cos'è l'avversione? Sostanzialmente è l'odio. L'odio, quindi, ecco, questi due animali andrebbero visti in questo senso. La bramosia è causata dal il nostro desiderio di avvicinarci alle cose che ci piacciono. L'avversione o l'odio è intesa come il tentare di allontanarsi dalle cose che non ci piacciono. Tutti noi abbiamo queste due tendenze. Appunto, o cerchiamo di allontanarci dalle cose che non ci piacciono, o che ci fanno stare male, per esempio anche il dolore,
L'avversione al dolore, l'avversione a qualsiasi, o a una persona che ci fa star male anche, qualsiasi avversione a qualsiasi oggetto che non ci piace, che ci fa star male. Questo è la radice, è il seme dell'avversione. È una cosa che ci fa star male, che non ci piace, riteniamo non positiva per noi, allora la respingiamo, sia anche una persona, ma anche oggetti. Si può arrivare addirittura proprio all'odio più intenso, all'odio accecato, al voler uccidere il nostro nemico. Ma perché noi vogliamo uccidere una persona? Perché la consideriamo il nostro nemico e noi la consideriamo il nostro nemico perché non ci piace. Perché secondo noi ci provoca dei danni, ci fa star male, ma è comunque una percezione del fatto che quella persona ci fa star male. Alle volte ci sono persone che ci fanno star male veramente, alle volte è proprio in verità è un vero e proprio attaccamento, un attaccamento a un qualcosa che in realtà da cui vorremmo distaccarci. Perché se una persona ci fa star male e noi ce ne allontaniamo e basta, ma accettiamo così com'è quella persona, il nostro trauma, la nostra avversione termina. Semplicemente ci allontaniamo da quella persona, non abbiamo veramente il bisogno di arrivare a provare odio per quella persona, potremmo semplicemente allontanarcene e viviamo senza di lui, di lei, il male finisce. Il problema è la percezione del nostro male che ci porta a continuare ad odiarlo, ad avere un'avversione per lui, al punto tale da portare avanti il ciclo del dolore. Magari lei ci ha fatto un dolore, noi lo dobbiamo per forza restituire, la vendetta. La bramosia è l'esatto contrario. L'ego ci porta proprio a queste due polarità opposte, allontanarci da ciò che non ci piace e avvicinarci a ciò che ci piace. Le cose che ci fanno star bene, ne facciamo esperienza, poi a un certo punto l'esperienza dura poco e ne vogliamo ancora. Allora cerchiamo di nuovo un'altra esperienza simile. Però dura poco, e allora ne cerchiamo un'altra, e poi un'altra ancora, e un'altra ancora, e un'altra ancora per stare sempre meglio, sempre meglio, sempre meglio, sempre meglio. Questo stare sempre meglio in realtà è figlio della bramosia, del troppo, dell'ego, della percezione nostra mentale di non aver avuto abbastanza. E quindi cerchiamo di avvicinarci ancora alle cose che ci fanno star bene. Il terzo animale, appunto il maiale, è legato all'ignoranza. L'ignoranza, in questo caso, perché ci sono vari tipi di ignoranza nel buddismo, in questo caso, il maiale indica l'ignoranza del fatto che le primi due veleni causeranno in un modo o nell'altro sempre sofferenza sia a se stessi che agli altri. Questa è l'ignoranza degli altri due veleni. Si mordono la coda l'un l'altro perché in realtà il maiale, l'ignoranza, è la causa primaria del vincolo delle anime nel samsara, quindi è la causa primaria delle altre due ignoranze. Il problema è che è necessario eliminarli tutti e tre contemporaneamente. Non è possibile eliminare uno dei tre perché gli altri due li generano gli altri. Si autogenerano a vicenda. L'ignoranza genera sia la bramosia che anche l'avversione. Il risolvere la bramosia non ci farà risolvere l'odio. O l'avversione, risolvere l'avversione non ci farà risolvere la bramosia. L'unico modo per risolvere tutto è risolverle tutte e tre insieme. Quindi vediamo che cos'è bene questo tipo di ignoranza.
L'ignoranza del fatto che i primi due veleni causano sofferenza a se stessi e agli altri. Voi dite, la bramosia non può causare sofferenza a noi stessi. Perché? Perché noi abbiamo più abbiamo, più siamo felici. In realtà, più noi avremo, più avremo questa percezione che ci manca. Perché abbiamo bisogno sempre di più, è un pozzo senza fondo. La bramosia, desiderare una certa cosa, sia un'esperienza sessuale, sia una persona che amiamo, il denaro, la bramosia in generale ci causa sofferenza a causa del fatto che non ce l'abbiamo. Ok, quindi quando noi siamo lontani dall'oggetto del nostro desiderio, soffriremo. È automatico, quindi nel momento in cui desideriamo una cosa, già stiamo soffrendo, perché siamo lontani dall'oggetto del nostro desiderio. Voi dite, se ne abbiamo tantissimi, a profusione, non causeremo sofferenza, ma invece sì, la causiamo a noi stessi perché più ne abbiamo, più ne avremo bisogno. C'è anche un certo senso di perdita del senso di quello che abbiamo. Letteralmente, una persona che ha troppo pensa sempre di avere poco. Una persona che ha poco è soddisfatta di quel poco, sembra la persona più ricca del mondo. Quindi, in un primo senso, causiamo sofferenza a noi stessi e soprattutto causiamo sofferenza agli altri anche con la bramosia, perché arriviamo anche a rubare soldi agli altri causando sofferenza agli altri, oppure appunto la bramosia per altre persone causa attaccamento, causa appunto gelosie alla persona che noi amiamo, e tutto diventa una sofferenza sia per noi stessi che per gli altri. L'avversione è la stessa identica cosa. Noi possiamo pensare, ok, l'avversione verso un'altra persona causa sofferenza all'altra persona, vogliamo ucciderla, vogliamo bastonarla, è ovvio che causerà sofferenza agli altri. Com'è che causa avversione, sofferenza anche a noi? Causa assolutamente sofferenza anche a noi, perché provate voi a vivere. Passare la vita odiando un'altra persona che non riusciamo, che magari è impossibile da uccidere, passeremo la nostra vita a soffrire a causa di quella persona che magari ci ha dato una bastonata in testa e dopo è da 30 anni che non la vediamo. Però noi per questi 30 anni abbiamo desiderato la sua la Siamo stati avversi a quella persona, abbiamo sofferto per 30 anni e quindi anche questo tipo di sofferenza che dovrebbe essere un'avversione, in realtà è anche questo un attaccamento al dolore, causa sofferenza a noi stessi. Quindi l'ignoranza è la causa principe delle altre due veleni. Causa primaria del vincolo delle anime nel samsara. Quindi, se noi desideriamo bramosia o avversione, continueremo a reincarnarci nel samsara. Questa ignoranza del fatto che questi due altri veleni causano sofferenza a noi stessi e agli altri ci porta a un continuo autoinganno mentale. E alla fine, in un modo o nell'altro, vivendo nell'ignoranza, finiamo per accettare la sofferenza come normalità. Perché sia nella bramosia che anche nell'avversione, noi vivremo continuamente nella sofferenza per noi stessi e per gli altri. Quindi alimentare uno di questi tre veleni alimenta anche gli altri due. Se ce n'è uno, ci sono anche gli altri due. È impossibile eliminarne uno e lasciare in vita gli altri. Vanno eliminati tutti e tre assieme. Che cosa causa appunto questi tre veleni mentalmente dentro di noi? E
andiamo al ciclo più esterno, questo ciclo che è per metà bianco, per metà nero, che è il ciclo del karma. Vediamo un po' di domande. Come mai il maiale, essendo molto intelligente, è stato associato all'ignoranza? È una tradizione buddista, non saprei dirti, però mi verrebbe da dire. Appunto, diciamo, il maiale un po' si crogiola, nel fango, si crogiola. Non è che faccia granché nella sua vita, non sapevo che fosse molto intelligente in realtà, però. È un simbolismo buddista, comunque, non saprei dirti. Bellissimo, Maria Teresa, non ho mai provato odio, solo compassione o dispiacere perché non capisco tanti conflitti. Questa è l'essenza del buddismo, soprattutto il Mahayana, sviluppare la compassione. E quindi arrivare al distacco, appunto, per questi altri due veleni, portare comprensione, dispiacere per come l'hai scritto tu, è comprensione del dolore altrui, è la cosa migliore che ci porta alla liberazione. Ecco, il ciclo bianco e nero del karma. Dal lato destro vediamo appunto il karma negativo perché nero e in questo caso abbiamo appunto un uomo che nasce, cresce, soffre a causa delle sue sofferenze e di queste dinamiche mentali continue, produrrà del karma negativo. Karma negativo lo condurrà a stare in mezzo ai demoni tra una vita e l'altra, e i demoni lo porteranno alla rinascita del samsara. È un ciclo senza fine. Mentre sul lato bianco, sinistro, abbiamo il ciclo positivo, il karma bianco. Quindi stare nella consapevolezza di queste dinamiche. Sviluppa appunto risvegli dentro noi stessi, sviluppa la compassione, sviluppa il desiderio di aiutare gli altri. Il desiderio di aiutare gli altri porterà noi stessi a diventare degli esseri illuminati, dei bodhisattva, delle persone, quindi degli esseri senzienti che escono dal samsara e a causa di questo si reincarneranno per aiutare, l'aiuto ci porterà del karma positivo, il karma positivo ci riporterà ai risvegli e avanti così. Quindi questo è il ciclo positivo, che è possibile innescare, seguendo le consapevolezze buddiste. Questa produzione del karma, appunto, o positivo o negativo, appunto il buddismo insegna di cercare di dare più aiuti possibili in modo da sviluppare un sacco di karma positivo che possa equiparare o purificare il nostro karma negativo. Questo è l'insegnamento del karma, appunto. Più si fanno cose, azioni nobili, più il karma bianco andrà a controbilanciare il karma nero e ci porterà al risveglio, mentre il karma nero porterà a una serie di accumulazioni di karma appunto negativo, che ci porta al cerchio esterno rispetto a quello. Vedete una torta divisa in sei spicchi che si legge in senso orario, se non ricordo male, sì. Questi sono i sei regni dove è possibile reincarnarsi. Quindi abbiamo il regno degli dei in alto, che come spiegavo nella cosmogonia induista e anche buddista nelle puntate precedenti, le divinità sono degli esseri senzienti non incarnate, che hanno poteri sovrannaturali molto forti. Ma sostanzialmente è il luogo del paradiso, di un certo
tipologia di paradiso provvisorio, non eterno. Quando si accumula una certa quantità di karma bianco, è possibile reincarnarsi nei cieli superiori. Nei cieli superiori si ha, a seconda di quanto karma bianco abbiamo sviluppato, si hanno delle incarnazioni sempre più piacevoli e sempre più lunghe. Ma nel vivere in queste incarnazioni si brucia il karma bianco, e nel momento in cui il karma positivo lo esauriamo, finiremo per reincarnarci in uno dei regni inferiori. E quindi ricominceremo il samsara. Questo, appunto, ordini superiori del cielo fanno comunque parte del samsara. Non sono liberi non è che più si va in alto, più si è liberi nel buddismo. È una tipologia di incarnazione che possiamo sperimentare, di piaceri assoluti sempre più lunghi, ma comunque all'interno del karma. Poi abbiamo il mondo dei semidei, che hanno delle incarnazioni un pochino più brevi, un pochino meno piacevoli, in cui ancora si lotta per le proprie attaccamenti emozionali. Il regno umano, dove abbiamo un'incarnazione appunto in cui possiamo esperire sia piacere che anche dolore, e che secondo il buddismo è il luogo dove maggiormente è più facile portare avanti il karma positivo, perché non siamo troppo distratti né dei piaceri infiniti né dai dolori quasi perpetui, e quindi è il luogo più adatto per poterci illuminare. Quindi, come vi dicevo, non è che più si va verso il regno dei cieli, più si è liberi. Secondo il buddismo, il regno di mezzo è lontano dai troppi piaceri e dai troppi dolori ed è il posto migliore dove potersi liberare. Inferiore al regno degli umani abbiamo gli animali, che sperimentano anche loro maggiori sofferenze rispetto ai piaceri, non hanno consapevolezza, quindi non possono neanche più di tanto dirigere le loro vite per produrre karma bianco, e quindi verrà prodotto o karma neutro o tendenzialmente negativo. Il mondo degli spettri, che è un mondo di persone assolutamente affette dalla bramosia. Verranno perseguitate un sacco di tempo dalla bramosia, cercheranno di raggiungere i loro oggetti del desiderio, e quando li raggiungeranno scompariranno o si allontaneranno sempre di più. Se riusciranno a raggiungerlo e ad afferrarlo, diventeranno dei tizioni ardenti che li faranno soffrire, e quindi soffriranno a causa della loro bramosia. Più si vive in questi regni inferiori, più si brucia karma negativo. Una volta bruciato karma negativo, ci si potrà reincarnare in un livello superiore. Quindi, come vedete, il regno umano è quello migliore dove potersi incarnare. L'ultimo regno è quello dei demoni del purgatorio. Sono sofferenze indicibili, per un tempo incredibilmente lungo, ma mai infinito. Quindi sostanzialmente un purgatorio. Sia in questa cosmogonia, sia l'inferno che il paradiso sono provvisori, sono entrambi provvisori, sono entrambi all'interno del ciclo del samsara. Se ci si vuole liberare, bisogna stare lontani da entrambe le polarità. Ecco, questa serie di reincarnazioni nei sei regni ci porta appunto alle 12 catene della genesi interdipendente, quindi il cerchio ancora più esterno. Lo vedete, ci sono 12 raffigurazioni piccoline sulla parte esterna del cerchio. Che cosa sono le catene della genesi interdipendente? Sono letteralmente
Gli anelli della catena che porta un'anima a volersi reincarnare continuamente o a volersi staccare dal cosmo, dall'unione con il cosmo e diventare un'anima che quindi ha desiderio di sperimentare questa vita terrena, che è pur sempre provvisoria. Quindi, sostanzialmente è la generazione. La causa della generazione dell'anima, secondo il buddismo. Quindi queste 12 catene, 12 anelli della catena della genesi interdipendente vanno intese come operanti simultaneamente su due livelli diversi. A livello esterno, mostrano come opera il karma secondo la legge della causa e dell'effetto, come le azioni delle vite passate influiscono su quella presente e come le azioni della vita presente influiscano su quelle future. A livello interno, invece, le si può considerare come degli status mentali o emotivi, quindi possono essere interpretate per ottenere degli insights, delle intuizioni sugli effetti di una qualsiasi azione presa in analisi. Quindi avete una situazione che non riuscite a risolvere? Provate a interpretarla in base a questi 12 anelli della catena della genesi interdipendente e otterrete diverse informazioni che vi possono aiutare a liberarvi da questa situazione. Ecco, quindi sostanzialmente a livello cosmogonico sono proprio la causa per cui vogliamo diventare un'anima. Il primo anello è la mancanza di conoscenza, o letteralmente di nuovo l'ignoranza. Ignoranza in questo caso della vacuità. La vacuità è la comprensione della realtà assoluta, che spiegherò più avanti. Concetto un po' complicato, magari nella prossima puntata andrò un pochino più ad approfondire questi concetti, visto che questa volta abbiamo perso un po' di tempo a causa della connessione. Comunque, la causa principe della volontà della genesi della volontà di un'anima di diventare un'anima è quindi l'ignoranza della realtà assoluta, della realtà fatta di sole pura luce. A causa dell'ignoranza del fatto che noi siamo pura luce e che possiamo appunto vivere nella compassione, questa ignoranza, questa mancanza di conoscenza genera l'emergere delle attività di volontà costruttiva. Quindi, siccome noi appunto non abbiamo la conoscenza del fatto che questi meccanismi causano dolore, si genera la volontà costruttiva, iniziamo a voler fare delle cose. Il voler fare delle cose causa l'emergere della consapevolezza. Qui abbiamo il primo seme proprio della coscienza che si incarna in un'anima, la consapevolezza. Quindi è necessaria una consapevolezza per poter dare il via a un'attività costruttiva. La consapevolezza a sua volta causa l'emergere di un nome e di una forma. Quando noi siamo consapevoli, diventiamo consapevoli di noi stessi. Prima, ai livelli precedenti, non siamo consapevoli di noi stessi. Nella prima catena, dal primo anello, noi semplicemente siamo ignoranti. Nell'ignoranza sorge la volontà di fare, dalla volontà di fare sorge la consapevolezza, la coscienza, quindi un qualcuno che è presente a se stesso. La coscienza causa il voler ottenere un nome e una forma. Perché questo? Perché questo,
Se non abbiamo un nome e una forma, non possiamo svolgere un'attività di volontà costruttiva, non possiamo fare le cose. E soprattutto la consapevolezza di noi stessi causa l'idea che la nostra consapevolezza sia separata da quella degli altri. Principio fondamentale del buddismo. Nel buddismo tutti siamo uno, nel buddismo tutti veramente siamo lo stesso essere. In generale, la consapevolezza di noi stessi genera l'illusione che noi siamo separati dagli altri e questo ci causa il desiderio di incarnarci, di ottenere un nome, una forma, insomma, identificarci in un nome, una forma. Appunto la famosa forma cogito ergo sum, nel momento in cui io penso, nel momento in cui io ottengo la mia conoscenza, la conoscenza di me stesso, allora sono e quindi immediatamente si genera il nome e la forma. Il nome e la forma causano il desiderio di ottenere i sei sensi, quindi olfatto, tatto, vista, udito. Quindi cinque classici sensi, più la mente, secondo il buddismo, il sesto senso è la mente razionale. Il nome e la forma vogliono, desiderano i sei sensi. I sei sensi causano l'emergere del bisogno del contatto. Perché questo? Perché nel momento in cui io divento consapevole dei miei sensi, mi sento ancora più separato dagli altri. E quindi nel subconscio si crea un senso di abbandono, un senso di lontananza dall'uno, un senso di sentirsi lontani, diciamo, dalla madre cosmica, lontani dall'uno, lontani da questo senso di unione che è materno. E quindi noi cosa facciamo? Ricerchiamo l'unione, qualcosa che più possibilmente è simile all'amore, all'unione dell'uno. Che cos'è il contatto? Il contatto con le altre persone. Quindi, paradossale, l'illusione di essere noi causa la separatezza, l'illusione della separazione dagli altri, l'illusione della separazione tra noi e gli altri causa del desiderio del contatto, il contatto dei sensi, il contatto fisico. Desiderio del contatto causa l'emergere del dolore. Stiamo leggendo sempre in senso orario questi vari aspetti. Ecco, quindi per rientrare nel mandala, appunto, l'ignoranza, il primo anello in alto, è rappresentata da un cieco, ovviamente l'ignoranza, colui che non vede. Causa sulla sua destra il voler agire. Voler agire sulla destra vediamo un ceramista che sta producendo un vaso. Il voler fare, appunto, voler agire, causa la coscienza. La coscienza rappresentata di solito, da una scimmia che si attacca ad un frutto, attaccata ad un frutto. La coscienza è l'attaccarsi alla mente, a qualcosa. Il nome e una forma sono due uomini e in una barca, perché nome e forma sono due cose che vanno di pari passo, sono vincolate l'una con l'altra. Quindi avere un nome e avere una forma ci dà il desiderio, ci dà il senso della nostra identità separata dagli altri. Sono due uomini, quindi il nome e la forma, in una barca in tempesta, perché appunto il nome e la forma causa il entrare nel ciclo del samsara. Il samsara molto spesso viene rappresentato nel buddismo come un mare in tempesta che le anime cercano di attraversare e in cui molto spesso si affoga all'interno del samsara e quindi disperatamente l'anima nuota e nuota per cercare la riva, per cercare la salvezza. Questa è la rappresentazione più diffusa del samsara.
i sei sensi sono quella abitazione che vedete con sei finestre, con sei aperture, quindi è un sé separato dagli altri che però ha sei aperture, ha sei possibilità di collegarsi all'esterno da queste sei aperture. Sostanzialmente è una metafora molto sensata del senso di separazione dagli altri, dall'uno in cui noi ci siamo andati a cacciare. I sei sensi causano il desiderio del contatto, quindi noi siamo separati dagli altri, quindi desideriamo il contatto e quindi c'è la raffigurazione di due amanti che copulano o due amanti che si baciano, che si abbracciano, a seconda del Bhava Chakra dipinto nella fattispecie, ce ne sono tantissimi, alle volte può variare leggermente la raffigurazione. Il contatto causa il dolore, molto spesso raffigurato con una freccia in un occhio, quindi nel momento in cui io entro in contatto con le altre persone posso provare o le sensazioni o il dolore, posso provare piacere ma anche il dolore perché inevitabilmente nel contatto con gli altri ci si pesta i piedi a vicenda e quindi si arriva al dolore. Il dolore accentua la sensazione della nostra separazione. Questa accentuazione, questo accentuamento del senso di separazione dagli altri ci porta a cercare un luogo di sollievo da questo dolore. Ed ecco perché la brama è rappresentata da un bevitore, è come metafora è raffigurata come una sete. Io nel dolore ho disperatamente sete, ho sete di un oggetto che mi sazi il mio dolore. E quindi cerchiamo sollievo nell'acqua, cerchiamo sollievo nella brama, nel desiderare degli oggetti piacevoli. Questo desiderare ci porta all'attaccamento, raffigurato da una scimmia che coglie un frutto, quindi vogliamo sempre di più. Ne vogliamo uno, ne vogliamo un altro ancora, un altro ancora. Pensate che in India, per cacciare le scimmie, che sono inafferrabili perché sono velocissime, si usa una tecnica molto semplice. Si lega una noce di cocco a un albero. Dentro alla noce di cocco si mette una tortina. La scimmia, che è golosa della tortina, del dolce, del frutto, che cosa fa? Infila la mano dentro a questa noce di cocco a cui viene fatto un buco, dentro al buco c'è la tortina. La scimmia mette la mano dentro alla noce di cocco per afferrare il frutto. Una volta afferrato il frutto, la mano diventa più grossa. E quindi non riesce a uscire dal buco e i cacciatori della scimmia non devono far altro che avvicinarsi e prendere la scimmia perché quella povera scimmia, se mollasse quel frutto, avrebbe più spazio per far uscire la mano dalla trappola e sarebbe libera. E invece no, pur sapendo che sta per morire, che sta per essere cacciata, sta per essere afferrata, non vuole mollare la presa da questo tortino. Questo è il senso dell'attaccamento, la scimmia che coglie un frutto. Se la si mollasse saremmo liberi, e invece anche fino alla morte, letteralmente. Questo attaccamento porta all'essere e al divenire, quindi letteralmente la bava, con la scritto con la H, quindi arriviamo al bava chakra, il ciclo delle esistenze, la ruota delle esistenze, Bhava Chakra, chakra significa ruota, Bhava dell'esistente. Rientriamo in questa ruota infinita del samsara, dell'essere e del divenire. Spesso viene raffigurato con un accoppiamento, quindi due amanti che si accoppiano, oppure una persona su un baratro. Quindi si arriva al desiderio dell'essere e del divenire, si è su un baratro, si sta per cadere nel baratro del samsara.
la quale porterà alla nascita, ovviamente raffigurato da una donna nel momento del parto. La nascita porterà alla sofferenze, più alla vecchiaia, più alla morte. Infatti viene raffigurato da un cadavere trascinato dalle varie persone. Per fortuna abbiamo il Buddha che, o i Bodhisattva, in alto a questo schema, appunto, che ci indicano una via lontano da questa ruota infernale. Retta da Yama, il dio della morte, oppure Mara, il dio del desiderio, che indicano appunto, come dicevo prima, bellissimo. Mirella, ma tu hai iniziato a studiare ancora prima di nascere, sei un pozzo di conoscenza. Grazie, Mirella. Bellissima. Appunto, uscire, lo scopo appunto del seguire la via del Buddha o del Bodhisattva è raggiungere una dimensione al di fuori del samsara, al di fuori del Bhava Chakra, al di fuori del ciclo delle esistenze. Allora, Rosa, io voglio reincarnarmi per poter vivere una vita serena, vedere i figli crescere, vivere fino a un'età lunga, tipo 100 anni, non come in questa vita. Che ho perso il mio amato figlio a 18 anni per un tumore raro, dopo un anno di sofferenza atroce. Mi dispiace. Questo è ciò che decidere in che desidero in tutte le vite che dovessero esserci poi. Ecco, il buddismo contempla tre livelli in cui noi possiamo seguire il percorso del Buddha. C'è il possiamo essere laici, possiamo prendere i voti almeno per quanto riguarda il buddismo tibetano, possiamo prendere i voti di monaco e possiamo arrivare al voto del bodhisattva, che è il massimo livello in cui si prendono anche i voti del tantra. Quindi non è necessario per forza pretendere di illuminarsi. Nel voto laico noi semplicemente cerchiamo di fare delle azioni, tante azioni legate al bene per poter accumulare sufficiente karma positivo bianco, quindi sufficiente a controbilanciare il nostro karma negativo ed esperire nelle prossime vite future, una vita serena. È già, una buona meta, è una meta già comunque positiva. In questo senso bisogna appunto non fare del male, seguire tre principi: tentare di non fare del male, fare del bene e purificare la mente. Se ti purifichi a sufficienza, puoi sperimentare delle incarnazioni più piacevoli sia nella vita terrena, ma anche addirittura come semidio o come divinità. Quindi ci si può reincarnare anche in uno dei sei regni superiori. È uno scopo comunque nobile, ma non così tanto mobile. Quello ovviamente prendere i voti per diventare monaco è un pochino più nobile. Appunto, però bisogna essere già portati per una vita da monachesimo. Ci permette anche di cercare di raggiungere l'illuminazione. Il voto del Tantra ci porta letteralmente proprio al Bodhisattva, che è lo scopo più nobile di tutti. Quindi illuminarsi il più presto possibile per poi aiutare gli altri. Ecco, quindi è possibile scegliere, tutte e tre vanno bene. L'importante è appunto seguire i tre principi: tentare di non fare del bene, tentare di non fare del male, fare del bene e purificare la mente. Ecco, avevo in programma di spiegarvi qualcosa di più anche dei Nidanas, quindi del meccanismo della genesi interdipendente,
o purtroppo il tempo è già scaduto e quindi probabilmente lo metterò sicuramente lo metterò nella prossima puntata. In cui si spiegherà molto bene, ancora più approfonditamente, questi anelli della catena della coproduzione condizionata o genesi interdipendente, per dirla in termini un pochino più potabili, la legge di causa ed effetto. Però ho bisogno di dire genesi interdipendente per un concetto che sarà molto importante capire proprio del meccanismo del buddismo. Detto questo, parlerò ovviamente anche della realtà relativa e la realtà assoluta, che è il livello massimo di liberazione, proprio il livello di comprensione che ci permetterà di abbandonare l'ignoranza, che è la radice ultima di tutti i mali che sono presenti nel samsara. E parlerò anche della compassione, quindi e del buddismo Mahayana, che ha introdotto all'interno del buddismo questo termine, questo concetto della compassione, che è la parte più nobile in assoluta, che ci permetta l'illuminazione più veloce di tutte. Proprio perché ci permette di acquisire il numero maggiore di meriti di karma positivo, karma bianco, possibile, perché proprio ci mettiamo alla disponibilità, ci rendiamo disponibili agli altri, ci mettiamo disponibili ad aiutare gli per liberare gli altri dalle loro sofferenze attraverso la compassione di cui stavo parlando prima, appunto il comprendere il dolore altrui, incluso le persone che noi stiamo magari odiando e quindi a cui vogliamo male. Attraverso la compassione è possibile comprendere che anche loro stanno soffrendo ed è possibile comprendere che il male che loro ci hanno fatto ce l'hanno inflitto perché loro stessi stanno soffrendo a causa di queste anelli della sofferenza. E quindi attraverso la comprensione del dolore, l'intero meccanismo del dolore, è possibile imparare ad amare anche accettare, quantomeno accettare, delle persone che anche nella loro vita praticano distribuiscono le carte del dolore al prossimo. Quindi speriamo di raggiungerci presto e quindi nel frattempo arrivederci ci vediamo alla prossima puntata che sarà già a settembre. Non mi sono segnato la data, comunque ve lo scriverò in questo post sotto la diretta. A prestissimo! Tanto tanto amore, tanta compassione e tanta comprensione soprattutto del dolore altrui, che è questo che ci porta ad amare gli altri. Grazie e a presto!